Ερώτημα και το κατέναν σύνα Ασκιόκ, ασκιόκ, νητσρά σε ρούσα Πρίσκερα λάρια e tutto luciardino adorava da rossa a cento passi era da magia no non me ne scorda una canzone cantava ma due voce che il tempo passa e che me ne ricorda fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cora 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 mia lontana vai e poi andava avanti così bellissima questa qua questa è la mia canzone preferita Nato a Capri, mezzo secolo fa con tante virgole vicino però, Sono Vicchiariello. Ho iniziato che avevo 16 anni e non iniziai a Capri, in Inghilterra, in un locale che si chiamava Gattopardo, a Londra proprio, a Londra. Bellissime. È perché avevo mio fratello che suonava a Londra. Io avevo finito le commerciali e mi serviva un po' la lingua inglese. Così decisi di andare a Londra a imparare la lingua inglese. Però la vita costa, Costava allora, stiamo parlando di mezzo secolo fa, Costava e presi questo lavoro in un ristorante italiano. Molto bello, i proprietari erano di Nola. Fu un'esperienza unica. E la chitarra perché io vengo dalla barchetta a remi, invece di avere due remi c'è una chitarra tra me. Perché la mia vita è stata che io ho iniziato con la barchetta a veli, a remi, con papà che era pescatore. E i miei fratelli, uno in particolare era un bravissimo chitarrista, insieme a lui poi è iniziato il mestiere praticamente, il cantante chitarrista. Pescatore. Sì. O cantista chitarrante. L'anima e il cuore nacque nel 94, perché io dal 72 al 93, insieme ai miei fratelli, facevo un altro locale a Capri che si chiama Il Guaracino, che ebbe un bellissimo successo, un locale del 1300. Poi musicalmente non andavamo più d'accordo, nel senso che io già vedevo altre cose, loro erano ancorati alla vecchia tradizione napoletana, le canzoni napoletane, tutti in silenzio, così, queste canzoni guallarusse. E allora ci dividemmo, io andavo in cerca di un posto e finalmente andai a parlare con la Palma sopra, questo era uno scantinato della Palma, e mi diedero questo qua. Iniziai i lavori il 10 gennaio del 94, iniziai a fare i lavori qui dentro e finì. Aprimmo il 16 aprile del 94, quindi 3-4 mesi di lavoro e feci questo qua. Che poi adesso, allora mi spaventavo, dicevo, ma come faccio a riempirlo che è talmente grande? Invece adesso è diventato piccolissimo proprio. Ma secondo me l'umiltà, stare sempre con i piedi per terra, capire quello che la gente vuole. Poi adesso sembra una cosa così, no? Ma il 94 stiamo parlando di 23 anni fa, fare un repertorio tipo Ulisse, Chiavà,
queste cose qua. Dice, ma chi sta pazzo? Era bello, bello. Ma il pregio, uno dei pregi che penso che la gente apprezzi di me è la modestia, che è l'umiltà. Un grande difetto può essere, sono neprotico, non sembro, ma sono neprotico, e quello è un brutto difetto, poi me la piglio per le cose, sa, come se non vanno come dico io ci sto male, però poi... ma prima cosa non c'era tutta questa gente come adesso. Ieri sera stavi qui dentro tu, hai visto che c'era? E una volta era un altro lavoro, era un altro tipo di clientela, che non c'è più. Però adesso ci stanno tutte queste barche di ricchi, ricconi. Allora i ricchi erano pochi, però forse come qualità si stava meglio allora. Perché Capri era un'altra cosa, però adesso ci stanno più soldi e ci sta anche più gente, troppa gente sta in un posto piccolo come Capri. Come definizione o come persona? Ma deve avere tutte queste qualità messe insieme. Adesso sembrano tutti VIP. Noi una volta eravamo tutti VIP, bevuti. Invece il VIP vero e proprio è la persona di conseguenza, imprenditore, grande azienda, però umile. Un esempio può essere proprio Diego Della Valle che avevamo qua, poi un grande, io stimo molto, perché lui è il vero imprenditore italiano, modesto, ti fa vivere, ti aiuta nei momenti opportuni, non ti chiede mai niente, questo è il VIP. Adesso i VIP sono quelli là che fanno le trasmissioni per televisione, sono tutti i VIP. Ma io mi dico questa qua recente, l'altro ieri sera, con la Perry, mamma mia, Katy Perry, l'altra sera, ma è stata una cosa travolgente, veramente, bella, che personalità, che personaggio proprio. Preso sto microfono e ho cominciato a cantare prima qui in mezzo, poi salire sulla pedana, no, bello. C'ho delle immagini, te le posso dare? Poi Beyoncé, l'altra sera stavo Paolo Fresco, l'ex presidente della Fiat, ma io, veramente tutte le persone che ho conosciuto, la maggior parte sono tutte belle persone, poi nell'intimo le devi conoscere, hai capito? Ieri sera, talmente difficile la serata di ieri sera, troppa gente, vedi, e questo è quanto c'è, ce n'è troppo, non è bello né per il cliente né per noi che suoniamo, perché si crea un caos, e non è bello per la musica. La musica è una bella femmina, capito? Un succolone, la musica no, ma la musica veramente nel senso buono della parola è la libertà di esprimersi in tutte le cose che non puoi fare con niente, forse soltanto con la pittura, però la musica porta la mia vita. Ma lo sai che cos'è? Che oggigiorno tu non puoi fare un locale e ti metti solo tu a fare musica napoletana. Non esiste, deve avere tutti questi ingredienti, ho preso lui che fa la musica pop, la ragazza, Rossella, c'è il sassofonista che ho creato un bel gruppo in tutti i sensi, no? Come qualità, sono tutti i ragazzi laureati al conservatorio e quindi è quello. Però se uno si basa di fare il locale come una volta, quando stava con la Rocino, soltanto con musica napoletana, devi chiudere dopo 10 giorni. Invece in un contesto di questa musica qua, mettere le chicche napoletane diventa una cosa bella. Una voce e una chitarra e ho poche luna
e che vo più per fare una serenata, per sospirare d'amore, piano piano, parole dolci per innamorata. No, è bella? Ogni tanto mi viene la voglia di andare via, di provare altre emozioni, no? Di aprire in altri posti, pensiamo una volta a Dubai, in Sardegna, poi dopo ci penso, ma che cazzo ci paga a fare? Io sto così bene qua, veramente, qua è casa mia. Beyoncé. Ma io ho fatto pure una cosa con Pavarotti, al centro qua del congresso. Mi emozionai talmente, giuro, perché lui era, mo ci vuole il fatto, di un'umanità e di una semplicità unica, nessun artista come lui. Lui mi ha emozionato in un modo, io non riuscivo nel ristorante a tenere in mano la forchetta, talmente che tremavo, perché io incominciai a fare, sta lontano da sto cuore, entro questo e fa, a te volo strunzio, madonna, io il cuore a vendere, cioè, diciamo, andate a questo modo. Che era anche con Domenico Modugno, Poi Domenico Modugno era fan di Domenico Modugno, infatti a me piacciono tutte le canzoni che faceva lui, no? Meraviglioso e tutto il resto, ha fatto delle cose incredibili, ha scritto. Eppure sul Guaracino mi emozionai talmente a cantare insieme a lui, sono cose che non si può dimenticare, però ho cantato insieme a Michael Bublé in America, 3 anni fa, a Los Angeles, tutte piccole cose però che insieme mi hanno arricchito. Lucio Dalla una sera, noi avevamo, tu c'eri Maurizio, la pedana là, tutto all'incontrario, perché lui entrò, no perché veniva sempre qua giù, ma quella sera entra, viene sotto al mio microfono, fa così, si tira l'asta, metti in bocca e incomincia, di dove il mare luccica, e madonna mia, non volava più una mosca, s'alzano tutti i pilago po' braccio. Una cosa mi vita, faccio la traduzione. E cuore, tutte e due insieme vanno benissimo. Prego, un bacio grande. Vorrei sapere che si morita, facita se la faccia la vita. Ti amo non sacce sì, con la curiosità. Allora tutti insieme, ne gustimo le briciole, ne gustimo le briciole, grazie da te partire. Allora il mio super la coppa maurina, per la tira sciolta, per la tira sciolta, o dolce sotto la danza, ti amo con la terra. Oh, you need that.
un saluto particolare a tutti gli amici di Guitars and Change. Wow, non mi so bene quando parla così, eh. Un bacio, voglio.